L'Isola dei Famosi 2018, colpo di scena in diretta, la confessione sulla droga. Ecco le ultime news dall'Isola dei Famosi 2018, le nuove verità sullo scandalo droga. Emergono nuove verità sullo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 che si infittisce sempre di più giorno dopo giorno, e che sta assumendo dei contorni a dir poco clamorosi, che lasciano sempre più senza parole. Le ultimissime news di queste ore arrivano dalla diretta della quinta puntata dell'Isola trasmessa ieri sera in prime time su Canale 5, dove abbiamo visto che in studio c'è stato l'arrivo di nuovi concorrenti eliminati dalla trasmissione di Alessia Marcuzzi, i quali hanno voluto dire la loro versione dei fatti su quanto fosse successo in Odoras in quei giorni. Le ultime novità sullo scandalo droga all'Isola dei Famosi. Nel dettaglio abbiamo visto che la prima a fare il suo ingresso nello studio dell'Isola dei Famosi direttamente dall'Honduras è stata la bellissima Cecilia Capriotti, la quale non ha confermato la versione dei fatti raccontata in questi giorni da Avenger. La showgirl, infatti, ha in parte ribadito quella che è stata la versione dei fatti raccontata in questi giorni da Nadia Rinaldi nelle trasmissioni di Barbara D'Urso. La Capriotti, infatti, ha affermato in diretta TV che lei non ha visto Monte fumare canne di marijuana, aggiungendo che lui era uno di quei concorrenti che si fumava sigarette fatte con le cartine e lei a questo punto non può sapere se all'interno avesse messo del tabacco o altro, aggiungendo però che non ha mai sentito degli odori particolari. Colpo di scena all'Isola dei Famosi, Avenger smentita. Ma il vero colpo di scena di questo scandalo droga all'Isola dei Famosi 2018 è arrivato nel momento in cui è stato il momento della versione dei fatti di Craig Warwick, che in queste settimane è stato tirato in ballo più volte dai Banger. La quale sostiene che anche il sensitivo avrebbe denunciato l'accaduto alla produzione, lamentandosi del fatto che Francesco Monti avesse fumato marijuana in Honduras. Ebbene ieri sera nel corso della sua intervista con Alessia Marcuzzi, anche Craig ha smentito la versione dei fatti raccontata dall'Anger, affermando che lui non ha mai parlato di droga né tantomeno avrebbe rivelato alla produzione, che c'erano dei concorrenti che fumavano marijuana. E così ecco che la vicenda droga all'Isola dei Famosi diventa sempre più intricata e giorno dopo giorno assume dei nuovi contorni clamorosi, che rendono la risoluzione di questo mistero sempre più difficile. La verità verrà fuori oppure no?